Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, ezetimibe Sandoz, Sandoz S.p.A. Ultimo aggiornamento, 17 settembre 2021. Cos'è ezetimibe Sandoz? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere ezetimibe Sandoz durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è ezetimibe Sandoz? Ezetimibe Sandoz è un farmaco a base del principio attivo ezetimibe, appartenente alla categoria degli in attesa definizione e nello specifico altre sostanze modificatrici dei lipidi. È commercializzato in Italia dall'azienda Sandoz S.p.A. Ezetimibe Sandoz può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Ezetimibe Sandoz 10 mg 30 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Sandoz S.p.A. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe: A. Principio attivo: ezetimibe. Gruppo terapeutico: in attesa definizione. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: ipercolesterolemia primaria. Ezetimibe Sandoz, somministrato con un inibitore della HMG-CoA reduttasi, statina, ha indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria, eterozigote familiare e non familiare, che non sono controllati adeguatamente con le statine da sole. La monoterapia con ezetimibe Sandoz è indicata come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria, familiare, eterozigote e non familiare, per i quali le statine sono considerate inappropriate o non sono tollerate. Ipercolesterolemia familiare omozigote, ifomozigote. Ezetimibe Sandoz somministrato con una statina ha indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia familiare omozigote. I pazienti possono essere sottoposti anche ad ulteriori misure terapeutiche, per esempio, la feresi delle LDL. Non è stato ancora dimostrato un effetto benefico di ezetimibe Sandoz sulla morbilità e sulla mortalità cardiovascolare. Posologia. Il paziente deve seguire un regime dietetico ipocolesterolemizzante adeguato e deve proseguire la dieta nel corso del trattamento con ezetimibe Sandoz. La somministrazione è per via orale. La dose raccomandata è una compressa di ezetimibe Sandoz 10 mg al giorno. Ezetimibe Sandoz può essere somministrato a qualsiasi ora del giorno, indipendentemente dai pasti. Quando ezetimibe Sandoz è aggiunto ad una statina, si deve continuare la terapia con la dose iniziale prescritta per quella particolare statina o con il dosaggio più elevato della statina già prescritto in precedenza. In tale circostanza, devono essere consultate le informazioni di quella particolare statina. Somministrazione concomitante con sequestranti degli acidi biliari. La somministrazione di ezetimibe Sandoz deve avvenire o a 0 yen 2 ore prima o a 0 yen 4 ore dopo la somministrazione di un sequestrante degli acidi biliari. Persone anziane. Non ha richiesto aggiustamento delle dose nei pazienti anziani, vedere paragrafo 5, 2. Popolazione pediatrica. L'inizio del trattamento deve essere effettuato sotto il controllo di uno specialista. Bambini e adolescenti a 0 yen 10 anni, stato puberale. Ragazzi in stadio di Tanneri e superiori e ragazze che sono in postmenarca da almeno un anno. Non ha richiesto aggiustamento del dosaggio, vedere paragrafo 5, 2. Tuttavia l'esperienza clinica in pazienti pediatrici ed adolescenti, età 10-17 anni, è limitata. Quando ezetimibe Sandoz viene somministrato con una statina, si devono consultare le istruzioni per il dosaggio della statina nei bambini. Bambini 6 anni. Non sono disponibili dati sull'uso di ezetimibe Sandoz in questo gruppo d'età. Uso in pazienti con compromissione epatica. Non ha richiesto aggiustamento delle dose nei pazienti con insufficienza epatica lieve, punteggio di Kild, PUG da 5 a 6. Il trattamento con ezetimibe Sandoz non ha raccomandato in pazienti con insufficienza epatica moderata, punteggio di Kild PUG da 7 a 9, o grave, punteggio di Kild PUG 9, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Uso in pazienti con compromissione della funzionalità renale. Non ha richiesto aggiustamento delle dose nei pazienti con compromissione renale, vedere paragrafo 5, 2. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1.
Quando ezetimibe Sandoz somministrato insieme ad una statina, fare riferimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto di quel particolare medicinale. La terapia con ezetimibe Sandoz somministrato insieme ad una statina è controindicata durante la gravidanza e l'allattamento. Ezetimibe Sandoz somministrato insieme ad una statina è controindicato nei pazienti con patologia epatica attiva o con innalzamenti persistenti e di natura indeterminata dei valori delle transaminasi sieriche. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Quando ezetimibe Sandoz somministrato insieme ad una statina, fare riferimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto di quel particolare medicinale. Enzimi epatici. In studi clinici controllati in cui, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Gli studi di interazione sono stati condotti solo negli adulti. In studi preclinici, è stato dimostrato che ezetimibe non induce gli enzimi del citocromo P450 coinvolti nel metabolismo dei farmaci. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere ezetimibe Sandoz insieme ad altri farmaci come Eurosrifadina Euro, Eurosrifatera Euro, Eurosrifina Euro, Eurosrifocina Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere ezetimibe Sandoz durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere ezetimibe Sandoz durante la gravidanza e l'allattamento? La somministrazione concomitante di ezetimibe Sandoz con una statina è controindicata in gravidanza e durante l'allattamento, vedere paragrafo 4, 3, fare riferimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto di quella specifica, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Tuttavia, quando si guidano veicoli o si usano macchinari, si deve tenere in considerazione che sono stati segnalati casi di capogiro. Effetti indesiderati. Studi clinici e esperienza post-marketing. In studi clinici di durata fino a 112 settimane, l'ezetimibe 10 mg/via è stato somministrato a 2.396 pazienti da solo, con una statina 11.308, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Negli studi clinici, la somministrazione di ezetimibe 50 mg/via 15 individui sani per un periodo fino a 14 giorni, o di 40 mg/via 18 pazienti con ipercolesterolemia primaria fino a 56 giorni è stata generalmente ben tollerata. Negli animali non è stata osservata alcuna tossicità dopo dosi singole per via orale di 5000 mg/kg di ezetimibe in ratti e topi e di 3000 mg/kg in cani. Sono stati segnalati alcuni casi di sovradosaggio con ezetimibe. La maggioranza di essi non sono stati associati con esperienze avverse. Le esperienze avverse segnalate non sono state serie. In caso di sovradosaggio, devono essere utilizzate misure sintomatiche e di supporto. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Altre sostanze modificatrici dei lipidi, codice ATC. C10AX09. Ezetimibe Sandoz fa parte di una nuova classe di sostanze ipolipemizzanti che inibiscono selettivamente l'assorbimento intestinale del colesterolo. Ezetimibe, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. A seguito di somministrazione orale, l'ezetimibe viene assorbito rapidamente e coniugato ampiamente al glucuronide fenolico farmacologicamente attivo, ezetimibe glucuronide. I valori medi del picco delle concentrazioni plasmatiche, Cmax, si osservano, dati preclinici di sicurezza. Gli studi sulla tossicità cronica dell'ezetimibe sugli animali non hanno identificato organi bersaglio per gli effetti tossici. In cani trattati per 4 settimane con ezetimibe, a 0,003 mg/kg/die, la concentrazione di, elenco degli eccipienti, lattosio monoidrato, ipromellosa, cross-carmellosa sodica, cellulosa microcristallina, sodio lauril solfato, magnesio stearato, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di ezetimibe Sandoz a base di ezetimibe sono Absorcol, Corintus, Ezelip, Ezetimibe Accord, Ezetimibe Alter, Ezetimibe Aristo, Ezetimibe Aurobindo, Ezetimibe Doc Generici, Ezetimibe G, Ezetimibe Kka, Ezetimibe Milan, Ezetimibe Pensa, Ezetimibe Technigen, Ezetimibe Teva, Ezetimibe Zentiva, Ezetrol, Covey, Lezinis, Mibecol, Trizibe, Zetia. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate.
Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.